Ma sei ciecata? Giova, sei incinta! Emo? Buona a te. Che c'è? Vuoi il clacson? Ecco il clacson! Ma posso mai vivere così tutta la vita come mi tenete voi? Sì. Voi mi tenete rinchiusa in casa! Io ho 25 anni e 3 figli che sono figli a me e figli a lui! Brava, e pensa a loro! Qua devo stare, ma qua non ci posso stare se sono prigioniera! Non mi fate tenere il cellulare! Non mi fai neanche prendere la patente per accompagnare i bambini a scuola! In nome di questa vostra, di queste regole! Io lo so che mio marito ci voglio riprovare, è per questo che sto qua! Fatemi parlare con la tua mamma, Giovanni! Oh, ma che è? Funziona così, lei mi contatta, fissiamo un appuntamento, ci incontriamo per un drink, io la osservo e se lei mi piace stipuliamo l'accordo e io ne valgo la pena tesoro, credimi. Crois-moi, je suis en train de te parler d'un plaisir tellement exclusif que tu prendras en horreur toute autre femme qu'il t'arrivera de toucher. Je suis en train de te parler de ma bouche sur ta bouche. Et de ma langue partout où tu la désires. Tu comprends, chérie? You think giving blowjobs for $100 is nuts? Well, I know women who suck for dinner and crawl through shit for a fur coat. And I know women who peddle their daughters to hang on their husbands. So don't judge my blowjobs, they're sane. I knew what I was doing. Every goddamn minute. I defended myself. Self-defense, is that what you call it? I'm not incompetent just because I'm a hooker. I'm not guilty and I want to be just because I killed him for protection. L'hanno licenziata. No, mi dispiace, posso abbracciarti? No, non capite. Mi hanno rinnovato il contratto. Ma almeno è un full time pagato come un part time. No, e mi pagano pure 1200 euro al mese. Buon passaggio. Perché la macchina tu? No, veramente l'hai preso un taxi. No, io ho la macchina. Hai la macchina? Sì. Sai, la macchina perché mi hai chiesto se io ho la macchina, come se volessi un passaggio? Giusto, però beh, io ho la Volkswagen là fuori e... Dio, che cretina. Lo vuoi tu un passaggio? Certo, da che parte vado? Vado in centro. Io vado in periferia. Ma lo sai che ci vado anch'io? Ma non hai detto che andavi in centro? Sì, è vero. Io sto in periferia ma vado in centro, ecco. E, porco diavolo, mi piace la compagnia. Odio guidare da sola. Che fai venerdì sera? Farai quello che doveva esserti concesso di fare 7 anni fa. Avrai del tempo. Per la prima volta. Tua vita, avrai del tempo per capire cos'è che vuoi fare veramente. E una volta capito, avrai il tempo e la libertà per cominciare a farlo. Tesoro, non mi sembra molto realistico. Tu. No, Frank. È questo che non è realistico. Non è realistico per un uomo della mente sveglia continuare ad applicarsi anno dopo anno ad un lavoro che non sopporta. Tornare a casa in un posto che non sopporta. Da una moglie come lui, incapace di sopportare le stesse cose. I vostri giovanotti, signora... Farebbero girare la testa anche alla donna più gelida. Accanto a te, la passione diventa innocenza, purezza. Pure il peccato diventa bellezza.